Salve a tutti, io sono CZ e benvenuti sul mio canale. Salve gente, qui è CZ e benvenuti in un nuovissimo video. Bene, come potete vedere, oggi parleremo di action figure stampate in 3D, precisamente quelle di Mazinga Z. Chi mi segue su Instagram sicuramente avrà visto che in questi ultimi tempi ho lavorato un po' a questo progetto. Ho già pubblicato qualche posa, qualche piccola cosa, ma ho voluto aspettare di fare questo video per andare un po' oltre, quindi aggiungere qualche altra posa, eccetera. Prima di cominciare vi volevo dire che il modello tridimensionale del Batarang di cui vi ho parlato nel video dedicato è scaricabile non gratuitamente, quindi va acquistato per ovvi motivi che ho spiegato anche nell'altro video. Quindi se avete una stampante 3D fateci un salto. La pagina Patreon per il momento l'ho scartata perché al momento non ha senso di esistere, quindi il link in descrizione non funziona più. E niente, possiamo cominciare. Questa è la prima versione. È leggermente più piccola di quest'altra e ha dei piccoli problemi. Allora, per quanto riguarda la qualità, è dovuta principalmente alla qualità della stampante che ho. Se avessi avuto una stampante migliore sicuramente sarebbe venuta meglio, ma purtroppo la mia stampante è un clone di un altro clone, quindi praticamente già da quando l'abbiamo acquistata ha avuto un sacco di problemi. Allora, per realizzare questo modello mi sono basato su un modello tridimensionale realizzato per i Papercraft che ho trovato gratuitamente online. L'ho pesantemente modificato, alcune parti le ho dovute rifare praticamente da zero per poterlo rendere stampabile in 3D e per far sì che potesse muoversi. Questo primo modello, come vedete, non ha nessun colore e, se ci fate caso, qui dentro ho dovuto mettere della carta perché le articolazioni che avevo realizzato inizialmente erano davvero deboli. Queste articolazioni qui sono deboli, tranne alcune, quelle delle gambe resistono abbastanza, però come si può vedere questa del braccio è davvero molto molto debole, e prima che aggiungessi la carta anche queste erano parecchio deboli. Però comunque sia, come potete vedere, il personaggio può muoversi tranquillamente. La testa ha una doppia articolazione che gli permette di ruotare. Ovviamente qui c'è la carta, quindi è un pochino più dura. Di guardare verso l'alto, verso il basso. Penso che se dovessi mai creare una nuova versione di questo modello, rimuoverò la doppia articolazione, semplicemente perché non è molto facile da controllare, si storce un po' e la testa rischia di essere un pochino storta. Però comunque sia, questo modello avrebbe dovuto avere anche una rotazione e un leggero piegamento alla parte inferiore del busto, qui alla vita, soltanto che avevo fatto male i calcoli e quindi non c'era abbastanza spazio, avevo posizionato l'articolazione un po' male rispetto a come avrei dovuto farlo, e quindi queste due parti sono diventate una, praticamente una volta uniti i due pezzi non è più possibile muoverli. Poi, un altro problema che aveva questa prima versione era che, nonostante le articolazioni delle gambe funzionassero bene, anche quelle dei piedi, erano troppo deboli, infatti non riusciva a stare in piedi, non riusciva a muoversi molto bene, perché ovviamente aveva dei piccoli problemi. Inoltre, questa parte qui inferiore delle gambe è stata rifatta perché quella che c'era prima era sproporzionata, troppo lunga, e creava molti problemi anche nelle pose, perché ovviamente se io volevo fare inginocchiare il mio personaggio in questa posizione qui, il ginocchio si trovava praticamente troppo in alto e sbilanciava tutto il resto del personaggio. Ora, questo è da dove sono partito ed è il momento di passare alla versione successiva, nonché quella finale. Per quanto riguarda le ali, sono il primo prototipo, le ho volute colorare per completezza e anche per vedere, insomma, quale fosse il risultato, però possiamo dire che tutto il resto è definitivo. Stacchiamo le ali
e ve le faccio vedere. Queste qui le ho stampate a una qualità inferiore rispetto a tutto il resto della figure. Prima di tutto perché non ho ancora staccato le ali dal resto. In realtà il modello aveva le ali separate, però siccome è una parte che non ho ancora sistemato a dovere, l'ho stampata a una qualità inferiore perché comunque è un modello che ci mette abbastanza a stampare. E quindi se vedete queste righe al di sotto delle ali, qui non ci sono più di tanto, sono dovute al fatto che è stata stampata una qualità inferiore con dei supporti un pochino più alti perché ovviamente le ali, questo pezzo è tutt'uno e quindi niente, nella prossima versione sicuramente verrà meglio. Comunque sia, fa la sua figura. Questa sfera si inserisce all'interno della schiena di Mazinga e serve per bloccare le ali e far sì che si reggano. È efficiente, funziona e questo buchino che c'è qui è compatibile con una base trasparente che ho acquistato, una di quelle solite che servono per reggere le action figure, e basta togliere la pinza e il perno che c'è si inserisce, anche se con qualche difficoltà, all'interno di questo buco e quindi è possibile posare il jet senza tenerlo per forza agganciato a Mazinga, quindi lo si può mettere in posa. Ho pubblicato anche un'immagine del genere su Instagram. Comunque, dopo le ali passiamo al pezzo forte, ovvero Mazinga. Come vedete, è messo in questa cosa perché quando tiene le ali deve bilanciare tutto quanto il peso, altrimenti senza le ali può stare tranquillamente più dritto. Guardiamo da vicino. Questa è stata dipinta interamente a mano. È la prima volta che dipingo una cosa così piccola e devo dire che gli occhi sono venuti piuttosto bene. Sfortunatamente, a causa delle sue dimensioni e del fatto che comunque non ho gli strumenti adatti, non ho potuto fare le righe della bocca di Mazinga, però comunque sia, diciamo che la sua figura la fa lo stesso. L'articolazione qui al collo non è stata dipinta. Se avessi avuto il filamento del colore adatto l'avrei stampata direttamente in quel colore, ma purtroppo avevo solo il bianco e quindi non ho potuto fare questa cosa. I pannelli ovviamente sono stati realizzati a parte, inseriti, incollati dopo. Qui la rotazione e il piegamento al busto sono presenti, funzionano tranquillamente. E sono molto utili sia per bilanciare il peso di tutta la figure quando ha le ali agganciate che entrano qui dentro, sia per migliorare la posabilità, perché ovviamente se io devo far correre il personaggio, ad esempio, non potendo ruotare minimamente il busto è abbastanza problematica come cosa. Ora, le articolazioni, tranne quelle delle mani, perché devono essere intercambiabili, per ora ha soltanto queste, però prossimamente gliene aggiungerò delle altre. Le articolazioni sono state tutte quante ridimensionate per renderle più solide. Adesso ve le faccio vedere. Ora, la testa ve l'ho già mostrata, è praticamente identica, l'unica differenza è che qui non c'è la carta, quindi è tutto a posto. Ora, le braccia possono aprirsi veramente tanto, possono arrivare fin qui, ovviamente possono anche andare in avanti e indietro, possono ruotare a 360 gradi, però io non ve lo faccio vedere perché semplicemente voglio che l'articolazione rimanga nera. Qui, come vedete, ovviamente, dato che qui c'è attrito, la pittura tende ad andar via, però posso farlo vedere anche con l'altra. Le articolazioni sono praticamente le stesse, quindi il braccio può ruotare tranquillamente su se stesso e non ci sono problemi di alcun genere, funziona tranquillamente. Ora passiamo all'articolazione del gomito, ecco qui, sempre su sfera, tutte le articolazioni qui sono su sfera, quindi il gomito si muove tranquillamente, anche la mano può ruotare tranquillamente, è un po' dura perché ovviamente, come vi ho detto, la mia stampante 3D non è chissà di che grande qualità, quindi alcuni pezzi, nonostante la qualità sia al massimo, non importa quale impostazione utilizzi, alcune cose non le fa molto bene, quindi queste sfere delle mani in particolare, nell'altra figure non le ha fatte, in questa versione qui invece le ha fatte un pochino male, però comunque sia, si muovono tranquillamente, possono piegarsi. Ops, ecco, come vedete qui è saltata. Possono muoversi tranquillamente, possono piegarsi, quindi non c'è nessun problema.
Ovviamente si tratta di una figure stampata in 3D con una stampante, come ho detto, non di chissà che grande qualità, quindi se avete una stampante migliore della mia, di sicuro verrà anche meglio, basta stamparlo ad una qualità, sia qualità normale che qualità massima, va benissimo. Ora, dopo le braccia passiamo alle gambe. Le gambe ovviamente hanno un'apertura che è massima e anche oltre, come vedete, ha un'apertura veramente notevole, può calciare indietro molto bene, fin qui in avanti ovviamente un po' di più perché è ovvio che debba poterlo fare, come vedete. Va trattata comunque con delicatezza perché è stampata in 3D, come vedete qua la gamba tende a sganciarsi, ma è normale. Infatti queste parti qui io consiglio sempre le parti più soggette a movimento, consiglio di stamparle con un pochino più piene rispetto alle altre per evitare che si rovinino, che si spezzino, eccetera. Poi l'articolazione del ginocchio non ho potuto farla doppia, ma più che altro perché avrebbe creato un po' di problemi, avrei dovuto modificare ulteriormente la gamba, comunque sia permette un movimento buono. E poi abbiamo i piedi che possono ruotare e possono piegarsi sia in sotto che in sopra e anche lateralmente. Naturalmente i piedi sono più pieni rispetto al resto dei pezzi, perché praticamente per chi se ne intende un po' di stampa 3D, tutti quanti i pezzi hanno un riempimento che sta sul 20% all'incirca, mentre invece i piedi sono sul 30% perché devono dare più stabilità alla figure e quindi li ho stampati con un riempimento maggiore. Ora, so perfettamente che questa non è al pari di una SRC, so perfettamente che le figure Bandai, eccetera, sono di gran lunga superiori, quindi è ovvio che una figure stampata in 3D, soprattutto da uno che si sta affacciando adesso a questo mondo e che sta ancora imparando a modellare, a fare cose di questo tipo, è ovvio che non sarà mai a quel livello lì. Però, comunque sia, io sono molto soddisfatto del risultato. Per il momento non è a disposizione, non può essere scaricata, sia perché devo finire alcune cose. Sicuramente se dovessi metterla scaricabile non lo farei gratis, ma perché c'è veramente un sacco di lavoro. Il modello di base è stato pesantemente modificato, molte parti non sono neanche le sue, però devo rivedere un po' perché comunque sia, sono partito da un modello che, come ho detto, non è il mio, quindi devo vedere il creatore di questo modello se è d'accordo. Comunque sia, se dovesse interessarvi avere questo modello per poterlo stampare in 3D, fatemelo sapere, io vedrò che cosa posso fare. E adesso rimettiamo le ali al nostro Mazinga. Spero che abbiate apprezzato il mio lavoro, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di riuscire a portare altri progetti di questo tipo e dacci Z, Mazinga Z, alla prossima gente!